Ieri da Nox alle finals ho fatto un po' di danni. Ultimo giorno a Madrid, oggi si torna in Italia per le vacanze di Natale, però potevo andare via da Madrid senza vedere le World Padel Master Finals. Les comento, para ver cualquier partido tienen que llevar la apuesta. Ok, ¿vale? Gracias. Figo, è tutto fatto tipo fiera, molto figo. Ora però c'è una partita femminile, quindi la vado a vedere, poi quando finiscono le varie partite, quando c'è l'intervallo, vengo a fare un giro anche qua. Mamma mia, che figata, chissà che pressione che hanno lì sotto. Comunque ora gioco un quarto di finale femminile, prendo la mia postazione che subito dopo inizia un quarto di finale maschile e non vedo l'ora di scoprire chi gioca. Finché ci sono le donne vado a mangiare, così poi non mi perdo gli uomini. Mi sa che tutti hanno avuto un'idea simile. C'è un po' di coda. Questa è la mia preferita che ho dentro lo zaino e questa è la sua versione 2022. Mamma mia, la edizione limitata della Hack 3 per Paquito Navarro, solo per la Master Finals, che è impossibile da comprare, la puoi solo vincere, è bellissima. Questa invece è quella che ho provato negli ultimi giorni, se andate a vedere qualcuno dei miei video vedete che la provo, molto bella. Che ci fa Oppo qui, però vabbè. Ormai tutti i brand anche al di fuori del padel si stanno accorgendo che questo sport tira. Comunque organizzato molto bene, perché qui c'è lo stand di Head dove fanno tutte le esibizioni, lì c'è il discount. Stessa cosa col Bull Padel, lì c'è lo stand di Bull Padel e lì dietro c'è il discount di Bull Padel. Figo! Lo costruiamo un campo di padel? E questa è l'edizione limitata di Tapia per le Master Final. Bellissima anche questa. Cavolo, finalmente qualcosa di all black, non con tutte le righe strane, strisce. Sapete che a me piace il minimalismo. Ok, da Nox mi sono fatto anche una visita alla mobilità e mi hanno dato uno sconto per le scarpe che forse prendo, perché hanno roba molto figa e molto minimale come piace a me, bianca o tutta nera, compresa la racchetta, quindi vediamo se fare la pazzia. Per il cibo purtroppo non si fa niente, c'è troppa gente, però dopo torno perché voglio prendere tutto nuovo di Nox. Lo so, è una pazzia, ma è troppo bello quello che stanno facendo. Veloci che inizia la partita, c'è Tapia Gutierrez, 58 Teglio, tutti argentini, sarà figo. Sanchio Tapia li hanno asfaltati in 1:05, veramente delle cazzo di macchine. Mi sa che anche sto giro non si mangia, probabilmente vado diretto in aeroporto. Hanno anche finito i panini, quindi solo patatine e Coca-Cola e mezz'ora di coda fatta, che nervoso. Ok, forse ho fatto una cappella. Ora torniamo in Italia che vi faccio vedere tutto. A causa del padel ho un po' più di bagagli in più del previsto da trasportare. Buongiorno e benvenuti a Padova nella mia vecchissima cameretta. Sono qui ospitato dai miei per Natale. E ieri da Nox alle finals ho fatto un po' di danni. Partiamo dalla cosa che mi è costata meno, che è questo nuovo zaino. Allora, molto simile allo zaino che avevo prima, perché prima avevo la Bull Padel Hack 2 Tech Bag, che per carità mi piaceva assai, però aveva due problemi. Il primo è che non era completamente nera e io sono patito del minimalismo, del nero, del bianco, quindi questa cosa non mi è mai andata giù. Però quello più tangibile alla fine è che non aveva grandissimo spazio per le racchette, infatti faceva stare a stento tre racchette, due massimo in realtà, una qui dietro e una
qui davanti. Con questa invece risolviamo entrambi i problemi, perché innanzitutto è tutto nero, ha molto più spazio in generale, ma soltanto qui dietro riesce a far stare tranquillamente tre racchette. Ora gliene ho messe due dentro, la Bull Paddle Vertex 3, che ad ora è la mia racchetta preferita, e la Metalborn di Adidas. Poi tra l'altro ha molte più tasche. Per questo 60 euro. Mettiamolo da parte. Prima di passare al clou che è qui dentro, andiamo alle scarpe. Io prima utilizzavo quelle base di Adidas che sono famosissime e tra l'altro mi sono trovato molto bene. L'unico problema è che sono un po' pesanti e pian piano comunque le sto iniziando a distruggere allenandomi due volte al giorno. Perciò, dato che da Nox, come avete visto, mi hanno fatto una visita e mi hanno dato dei consigli sulla postura, sulle scarpe che dovrei utilizzare, su come migliorare il tutto, ho deciso, dato che mi hanno anche dato uno sconto del 20%, di prendere le Pro Series AT di Nox, che proverò e vi farò sapere come sono. Le ho provate ieri solo a camminarci e mamma mia, sono decisamente più leggere di quelle, almeno alla sensazione. Magari pesano uguale, però la sensazione è quello che conta poi alla fine. Quindi queste le mettiamo da parte. Per carità, sono belle, ma costano, perché ho speso circa 95 euro. Ma adesso passiamo al clou di questo video. Nox makes you improve. Apriamo. Mamma mia, che bellezza. Our love for this sport is meant to be celebrated. The best way to do it by playing it. Il miglior modo per farlo, giocandoci. Nox make you improve. Mettiamo da parte questo. E sì, come avrete già visto, questa è la versione limitata della racchetta di Nox di Agustin Tapia per il 2022. E l'ho presa principalmente per tre motivi. Intanto la sfodero perché è veramente, veramente bella. Il primo è che non ho mai provato una racchetta Nox e quindi sono molto curioso di andare a vedere questa racchetta, che tra l'altro è anche la racchetta con cui gioca Agustin Tapia. Il secondo è perché sto iniziando a fare contenuti su questo tema, quindi voglio portare qualche recensione particolare, qualcosa che non si vede tutti i giorni, proprio perché questa è comunque una versione limitata che non si trova dappertutto, anzi è costosa ed è molto difficile trovarla. Terzo motivo, sì, è costosa, fortunatamente ora riesco e posso permettermela, e soprattutto questa racchetta rappresenta anche un ricordo indelebile in me, perché la prima partita che ho visto è esattamente quella che vi ho condiviso in questo video, Tapia Gutierrez contro Cingotto Teglio, dove Tapia con questa racchetta insieme a Gutierrez hanno vinto 6-4-6-3. Quindi questa, diciamo, in ogni caso, che io la usi, che non la usi, rappresenta un qualcosa, diciamo, che è un ricordo per me. Quindi diciamo che questa racchetta è una fusione di tante cose che io voglio e vorrò ricordarmi e voglio portare avanti. Detto questo, dato che io non la voglio tenere come esposizione, comunque qui dentro nel pacchetto si trovano i due cordini, perché adesso Nox fa i cordini ricambiabili per l'impugnatura, uno nero e uno rosso, più questi qui dovrebbero essere due polsini, uno e due polsini. Detto questo, vado a rimuovere l'impugnatura e qui ho già pronto un overgrip Nox, io ne uso soltanto uno, questa racchetta comunque per i curiosi pesa 362 grammi e lo vado ad applicare. Ora non vi faccio vedere l'applicazione perché sono di fretta, devo andare a giocare un torneo di padel, magari qui sopra vi metto qualche video dove la racchetta ha già l'overgrip applicato. Quindi che dire, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!